Sempre più italiani manifestano una diffusa sensibilità sui temi della sostenibilità e quanto emerso dal primo osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, la ricerca realizzata dalla società di consulenza LifeGate, che supporta le aziende nel loro percorso di sviluppo sostenibile, e l'istituto di ricerca Eumetra. Lo studio, presentato giovedì 14 maggio a Milano, mostra come il 48% degli intervistati ritenga che la sostenibilità sia una tematica di grande rilevanza e rappresenti uno stile di vita destinato a diffondersi sempre di più tra i cittadini. In particolare, dai dati è emerso come a manifestare il maggior livello di attenzione su queste tematiche siano i giovani tra i 18 e i 34 anni, con una percentuale del 37%, mentre i più disinformati siano gli ultra cinquantenni, con una percentuale del 73%. Tuttavia, dal quadro generale emerge come rispetto a conoscenza e declinazione della sostenibilità, la maggioranza del campione riconduca questo termine alla sfera ambientale ed ecologica, mentre solo il 10% ne abbia una conoscenza approfondita. La conoscenza del termine sostenibilità è molto diffusa, più legata all'ambiente che alle altre tematiche che pure si afferiscono alla sostenibilità, quindi chi si occupa di sostenibilità dovrà spiegare che non è solo ambiente. Un interesse, quello che gli italiani mostrano nei confronti della sostenibilità, che non si riduce neanche in tempo di crisi. Il 47% degli intervistati ritiene infatti che queste tematiche rimangano di fondamentale importanza anche in momenti di difficoltà economica. In particolare l'80% degli intervistati ritiene necessario un potenziamento dei mezzi pubblici per disincentivare l'utilizzo delle automobili, mentre l'85% degli intervistati è favorevole agli investimenti in energie rinnovabili. L'Unione Europea parla per il 2050 di arrivare al 90-95% di energia prodotta da fonti rinnovabili, quindi significa che tutto ciò che si può fare in questa direzione è molto importante e il sondaggio presentato oggi conferma che tra le cose a cui gli italiani sono più legati c'è proprio l'energia rinnovabile. Io che realizzo con la Fondazione Univerde e con un altro istituto da 5 anni di più ogni 6 mesi un rapporto sugli italiani del solare, posso dire che i dati che ha dato oggi Mannheim sono assolutamente confortati dal fatto che da 5 anni, da 13 rapporti, noi sondiamo che più dell'80% degli italiani vuole l'energia rinnovabile, soprattutto vuole l'energia solare. Rispetto all'eolico, rispetto alle altre energie, il solare è l'energia amata dagli italiani. Quindi io sono convinto che da questo punto di vista investire su questo non solo è innovazione, dà lavoro, può creare elementi importanti di qualità ambientale, ma soprattutto è l'unico futuro. Perché se vogliamo evitare un cambiamento climatico catastrofico dobbiamo assolutamente riconvertirci rapidamente verso un sistema che non usi combustibili fossili ma usi le rinnovabili. Ma il sondaggio è solo il primo step di un progetto più ampio denominato LifeGate 2015, che vuole rendere concreti e sperimentabili gli stili di vita sostenibili. Il progetto LifeGate 2015 non è solo osservatorio, ma vuole dare concretezza agli stili di vita sostenibili, quindi fare provare o dare possibilità e informazioni alle persone per provare questi stili di vita sostenibili. Nello specifico, una cosa che abbiamo già organizzato e che lanceremo nelle prossime settimane è un progetto, il Drive Mobility Revolution con BMW Serie I. Quindi un progetto dove le persone interessate alla mobilità sostenibile possono, nel concreto alla mobilità automobilistica, provare dei modelli ibridi o elettrici, che è la mobilità del futuro. Concretamente, quindi, provare una vettura sostenibile elettrica o ibrida dà un'esperienza concreta e permette di spiegare meglio, probabilmente, che non solamente attraverso un sito internet, che noi puntualmente abbiamo un sito dedicato a questa iniziativa, che cosa significa concretamente, perché la guida è più dolce, la guida è meno scattante, ma altrettanto c'è una serenità di guida nel guidare una vettura di questo genere che probabilmente l'italiano medio non conosce, anche perché è un concetto che deve essere, come per l'alimentazione biologica, come per un approccio a salute e benessere naturale, provato. E questo è un po' l'obiettivo del progetto su cui saremo coinvolti durante i mesi di Expo. Alcune iniziative saranno all'interno di Expo, altre, la maggior parte, saranno all'esterno.